Allora, giovani amici di Facebook, torniamo con un incauto unboxing, questa volta un prodotto particolare che però secondo me, dopo che l'ho provato per tutto lo scorso weekend, poi l'ho rimpacchettato per voi perfettamente perché volevo far vedere l'unboxing, ma non potevo non spacchettarlo prima e provarlo prima di parlarvene. Sono queste cuffie wireless stereo e headset 2.0 prodotte da Sony. Quindi sono un accessorio ufficiale PlayStation, pensate appositamente per PlayStation 3, PlayStation 4, PS Vita, ma anche, vedremo, anche per qualunque altro device che abbia un jack 3, da 3,5. In realtà, nonostante abbia parlato di jack da 3,5, sono cuffie wireless, purtroppo non Bluetooth, ma con un adattatore proprietario che funziona sia con PS3 che con PS4 che anche, attenzione, anche con PC. La scatola è relativamente normale vista da fuori. Vediamo dietro la solita serie di lingue e caratteristiche generali. Vediamo qui che si parla anche di 7.1. Queste cuffie sono vendute anche con il nome di Gold Wireless Stereo Headset, con anche questo 7.1 in grande rilievo. In realtà queste sono cuffie 2.0, come giustamente è scritto nell'edizione europea. Si vede che qualcuno gli ha fatto notare questa cosa, e diventano 7.1 virtuali grazie a un'applicazione che però funziona unicamente dentro quando sono collegate a PlayStation 3 e PlayStation 4. E immagino che questo sia il motivo per cui hanno tolto dal packaging l'indicazione 7.1, perché era un po', insomma, era un po' misleading, come si dice. Ma andiamo a aprirle subito perché sono veramente super fighe queste cuffie. Se avete una PlayStation 3 o 4, queste vanno comprate, secondo me. Il packaging è molto fico, cioè tolta la scatola esterna, c'è questa scatola interna che si va ad aprire così automagicamente, e trovate subito dentro le cuffie, che sono dentro questo sacchetto trasparente. Qui c'è un'altra scatola che vi faccio vedere poi, e sono veramente veramente molto belle. Da questa plastica che fa un sacco di rumore. E sono, come stavo dicendo, davvero molto belle. Hanno i padiglioni chiusi, sono cuffie chiuse. Guardate esteticamente che meraviglia, sono tutte nere opache e con il blu PlayStation. Ho visto su internet che ne esistono anche di altri colori, ma non sono in vendita qua da noi. In particolare ne ho visto un metallo bianco che ha, immaginatevi, identica a queste, ma al posto del nero c'è il bianco, quindi bianco e blu, e un altro paio altrettanto belle, grigie e nere, stupende. Comunque sono veramente molto belle anche queste. Hanno su un lato il logo PlayStation e il classico triangolo cerchio croce quadrato di PlayStation, sul lato opposto stessa cosa, sul padiglione sinistro ci sono tutti i comandi principali, che sono il volume, il mute, il tasto di accensione e di scelta del profilo, vediamo se riesco a farlo vedere bene, e il volume del microfono, perché ovviamente, oltre a essere delle cuffie wireless con cui ascoltare l'audio dei videogames o dei film o della musica che avete su PlayStation, su PC o collegate via jack, funzionano anche da microfono per la chat vocale di PlayStation Network, quindi sono molto comodi anche per questo uso. I comandi qui sono relativamente comodi, bisogna un po' farci l'abitudine a ricordarsi dove sono, cioè ricordarsi ad esempio che il volume è sulla parte sul retro, diciamo, il volume delle cuffie intendo, e il volume del microfono invece è sul davanti. Si possono ripiegare leggermente per fargli occupare un po' meno di spazio. Sono ricaricabili con una normalissima micro USB e in dotazione un cavo. Adesso vi faccio vedere anche il resto di quello che è dentro alla scatola, però volevo prima completare, diciamo, la panoramica. Come vedete, qui c'è un ingresso per un jack 3,5 a cui è possibile collegare un classico cavo 3,5 per utilizzarle con un qualunque device come cuffie normali.
tasto mute, come dicevo, altra figata secondo me è che sono regolabili chiaramente in altezza, però invece che diciamo andare a sporcare l'estetica come si fa assolutamente nelle cuffie che magari tiri di qui e poi si vede l'interno, no, della struttura, qui sono i padiglioni che si muovono dentro all'archetto stesso, per cui anche regolandole rimangono sempre belle, diciamo esteticamente. I padiglioni sono in pelle, sono davvero molto comodi, così come anche è imbottito la parte superiore dell'archetto. Le cuffie sono comodissime, non sono particolarmente leggere, ma sono davvero comode, le ho utilizzate per tutto il weekend e vi assicuro che sono super comode. Hanno un'autonomia dichiarata di 8 ore che posso più o meno confermare, nel senso che non le ho ancora ricaricate, me le avrò utilizzate secondo me se non per 8 ore quasi, quindi direi che posso confermare. Il tempo di ricarica è relativamente veloce, attorno alle 2 ore, 2 ore e mezza, da quello che ho visto io, poi chiaramente dipende anche da amperaggio, da altre cose. Sony dichiara 3 ore e mezza di ricarica, ma in realtà si sono ricaricate molto più in fretta, almeno a me. Che altro dire? Sono facilmente installabili su PlayStation 4 e su PlayStation 3 con un dongle USB. Peccato che non siano Bluetooth e quindi installabili senza dover andare a occupare una porta USB sulle PlayStation o sul PC. Vi faccio vedere che altro c'è dentro alla scatola. Praticamente, sempre qui dentro. Sotto a questo c'è questa scatolina, adesso vi faccio vedere il magico contenuto. Sono svariati manuali, ovviamente inutili come al solito, ma ci sono anche vari accessori che sono abbastanza interessanti. Allora, ci sono due manuali infiniti in mille lingue che non dicono nient'altro se non accendi le cuffie, collega il dongle e usa le cuffie, quindi niente di che. C'è allora il cavo da 3,5, comodissimo. Perché è comodissimo? Perché trasformano queste cuffie che sono pensate per PlayStation in cuffie utilizzabili con qualunque roba. Non farete altro che collegare il cavo alle cuffie e l'altra estremità del cavo, ad esempio, al... Viene fornito, come stavo dicendo, scusate, ho interrotto la registrazione per sbaglio, un cavo con due jack da 3,5 che trasformano queste cuffie che sarebbero, come dicevo, wireless, ma le trasformano in wired e diventano quindi utilizzabili con qualunque device, cosa molto comoda. Praticamente non farete altro che collegare un'estremità del cavo alle cuffie e l'altra estremità al vostro smartphone, al vostro tablet, a qualunque roba abbia un jack da 3,5. Chiaramente in quel caso sono normalmente tra virgolette cuffie 2.0 stereo che comunque suonano secondo me molto bene. Adesso io non sono un esperto audiofilo, online ho letto che i bassi non sono eccezionali, a me sembrano presenti, insomma, poi a me sembrano suonare bene, poi dopo lo valuterete anche voi. Sono veramente bellissime, bellissime. Comunque stacco questo e vi faccio vedere il resto. Viene fornito anche il cavo per la ricarica, molto corto, però è un cavo micro USB, quindi in casa ne avete un milione di questi, per cui niente di che. Viene fornito chiaramente il dongle di cui vi parlavo, USB, bello squadratino, è opaco come la PlayStation 4, ho provato a collegarlo, non è orribile, peccato che spunti abbastanza perché è abbastanza lungo e frontalmente nella PlayStation 4 si vede questa roba che spunta, non è proprio bella bella, però amen. Ripeto, peccato che le cuffie non siano Bluetooth, mi aspetto almeno che utilizzando una tecnologia proprietaria Sony la qualità dell'audio wireless sia migliore rispetto al Bluetooth. Dalle prove che ho fatto mi sembra che suonino molto bene wireless, quindi spero di sì. Viene data anche un sacchettino per riporle, non l'avevo ancora aperto, lo apro adesso, vediamo com'è. Sacchettino per le cuffie, chiaramente vanno riposte dentro, ripiegate, quindi andrete a piegarle, poi vediamo come stanno qui dentro, semplicemente vengono messe qui dentro, beh, figo direi. Queste cuffie, ragazzi, sono veramente molto molto belle, l'ho già detto 10 volte, ma cura dei materiali estrema, plastiche ottime, padiglioni in pelle, esteticamente stupendiosamente belle, minimali come piace a me, wireless.
Che altro dire? Super consigliate, sono ora in sconto, oltretutto su Amazon, costerebbero, prezzo di listino no, se non sbaglio 99 euro, quindi 100 euro, sono ora in sconto in offerta a 80 euro, che sembra insomma una cifra non bassissima, ma in realtà per questo tipo di cuffie wireless con questa qualità è veramente poco. L'altra figata che vi racconto di queste cuffie qua è che diciamo danno svariati punti in più se avete una PlayStation 4 o una PlayStation 3. È l'App Companion. Praticamente Sony ha sviluppato un'applicazione che gira su PlayStation 3 e su PlayStation 4 che serve per utilizzare dei profili audio particolari insieme a queste cuffie. Non farete altro che, se vedete, qui c'è off e poi c'è 1 e 2. Praticamente se mettete su 1 sono cuffie normali, se mettete su 2 invece andranno a utilizzare il profilo audio scelto dentro a questa App Companion installabile sulla vostra PlayStation. Dentro l'App Companion è possibile impostare appunto questi profili audio che dipendono dal gioco che state giocando. In pratica Sony ha lavorato insieme agli sviluppatori dei diversi videogames di quelli più venduti almeno, e gli sviluppatori hanno creato dei profili audio di bilanciamento e di gestione della virtualizzazione surround, dedicati a quel particolare gioco. Per cui giocherete a, non so, Uncharted, adesso il primo che mi viene in mente, e potrete abilitare il profilo dedicato di Uncharted fatto dagli sviluppatori di Uncharted, che va non solo a ottimizzare l'audio per quel particolare videogioco, ma anche addirittura rende queste cuffie virtualmente, chiaramente perché hanno due casse, le rende virtualmente delle cuffie surround 7.1. Quindi questo poi il motivo per cui prima vi dicevo che in realtà diventano 7.1 unicamente con l'App Companion. Se utilizzate i profili creati dagli sviluppatori dei diversi giochi, potrete appunto avere un surround virtuale, chiaramente simulato, ma di buona qualità. Almeno a me è sembrata di buona qualità. Concludo, cuffie davvero belle, relativamente leggere, ma soprattutto super comode, imbottite sia sui padiglioni che sull'archetto. Se siete dei giocatori accaniti di PlayStation che magari vogliono giocare la sera senza disturbare, wireless, con anche la possibilità di utilizzare il microfono integrato per chattare, oppure volete guardarvi i vostri Blu-ray sulla TV di casa con la PlayStation, anche qui senza disturbare la sera, oppure volete delle cuffie che siano utilizzabili sia con la PlayStation 3, con la PlayStation 4, che con il PC, che anche con qualunque device, grazie alla possibilità di collegare un cavo da 3,5, quindi veramente delle cuffie super versatili, belle da vedere, comode da indossare, dalla grande autonomia fino a 8 ore, dicevo, eccetera, eccetera, eccetera. Queste wireless stereo Edge 2.0 di Sony, marchiate PlayStation, sono super consigliate. In cauto acquisto di agosto, assolutamente. Se volete comprarle queste o qualcos'altro su Amazon, utilizzate il link che ho messo in descrizione, così ci date una mano. Se vi piacciono i miei unboxing e i miei consigli, mettete like, fate share e grazie ancora per essere arrivati fino in fondo al video. Ciao ragazzi, alla prossima!